Mentre l'inverno stringe l'Europa in una morsa, i mari lungo le coste dell'Africa restano caldi e accoglienti per le rondini di mare e per gli altri uccelli marini che migrano qui dai freddi del nord. Ian Ebborn, dell'RSPB e la squadra di ricerca degli uccelli costieri del Ghana, contano gli uccelli marini che la Gran Bretagna e l'Africa occidentale condividono. È stato chiesto all'RSPB di risolvere un problema che sembrava colpire il numero delle rondini di mare e la loro sopravvivenza. Yo, what che cos'è questa? È una trappola. Per le rondini di mare? Sì. Fammi vedere come funziona. La rondine vola dentro quell'accio, esatto. Ha tirata dall'esca e la trappola scappa. In questo periodo dell'anno la caccia è chiusa. È proibito catturare o uccidere un animale selvatico. Ciononostante i bambini continuano a farlo. Continuano ad intrappolare le rondini di mare. Le sterne, o rondini di mare, che si riproducono in Gran Bretagna e in Irlanda, sono alcune delle vittime di questo crudele gioco. Le persone sensibili a questo problema dicono ai bambini che le trappole sono proibite, ma in molti villaggi di pescatori i ragazzi continuano a praticare questo sport. Per loro è un gioco di abilità. Gli uccelli sono solo un diversivo temporaneo. Per le rondini di mare è la morte, perciò l'RSPB e il suo corrispettivo internazionale, l'ICPB, hanno unito le loro forze a quelle del governo del Ghana per aiutare le rondini di mare. Il mare irlandese a maggio, è l'inizio dell'estate nordica. Intorno alle coste della Gran Bretagna e dell'Irlanda ci sono dei luoghi in cui le sterne possono nidificare in pace. Luoghi come Rockabil, una piccola isola con un faro a poche miglia dalla costa orientale dell'Irlanda. Rockabil è un rifugio per le rondini di mare più rare che vengono in Europa per riprodursi. Questa è la sterna di Dougal. Possiede un vasto vocabolario di versi forti e ben distinti. Anche se vivranno in questo caos per parecchie settimane, gli uomini del faro accolgono con piacere questi visitatori rumorosi. Il cambio dei custodi ogni due settimane è motivo di ulteriore confusione. Tutti gli uccelli si alzano in volo protestando a gran voce per il disturbo subito. Ma il
Il disturbo è di breve durata. Ed l'elicottero riparte per tornare sulla terraferma. Si solleva da una piattaforma di cemento che gli uccelli trovano utile su un'isola in cui lo spazio è limitato. La calma e una pace relativa sono ristabilite e le rondini di mare del Dogal ritornano alla loro elegante danza di corteggiamento. Il maschio e la femmina si inchinano e si toccano delicatamente. Esprimono la loro disponibilità ad accoppiarsi, scavando e pulendo un immaginario luogo di cova. Hanno lo stesso candido piumaggio con una sfumatura di rosa sui fianchi. La cosa che più colpisce sono alcune rigide piume della coda, lunghissime e bianche. Gli spazi in cui esibirsi sono pochi, perciò prendono in prestito per un po' la piazzola dell'elicottero. Le esterne di Dogal dal becco duro condividono l'isola con le esterne comuni dal becco arancione, le cui piume grigie contrastano con il candore delle più rare rondini di mare del Dogal. I custodi del faro svolgono anche il ruolo di protettori di questi visitatori estivi, lasciando addirittura incolti alcuni dei loro orti perché le rondini di mare vi facciano il nido. Le esterne comuni difendono con aggressività i loro luoghi di cova, ma le esterne di Dogal preferiscono la solitudine e depongono le uova sotto le rocce o al riparo delle piante di malva. Le due uova, a volte un solo uovo, vengono covate per 3 settimane, soprattutto dalla femmina, mentre gli uccelli che non covano sorvegliano il territorio o pescano lungo la costa prede come aringhe, gonorinchi e spratti. I piccoli delle esterne comuni, ricoperti da una soffice peluria, nascono per primi. Le esterne di Dogal arrivano per ultime e iniziano a nidificare più tardi. Solo a metà giugno i loro piccoli, dall'aspetto arruffato e ispido, pigolano per richiamare l'attenzione e il cibo dai genitori. Il becco dell'adulto, ora, alla base, è rosso intenso, un cambiamento stagionale che si verifica tra la cova e il periodo in cui i piccoli iniziano a mettere le piume. Un genitore di sterna di Dogal torna nel nido posto sotto un muro e scopre che non c'è traccia del suo piccolo. A un mese il piccolo possiede un notevole spirito d'avventura che lo porta a gironzolare. Ma ritrovarsi nel bel mezzo di una lite tra vicini vuol dire andare in cerca di guai. Via libera. Ma il vicino è ancora arrabbiato. C'è solo un posto sicuro dove rifugiarsi. I pescatori tirano a bordo le nasse che hanno munito di esca per catturare i granchi. I granchi commestibili sono ingrassati nel corso di tutta l'estate e ora sono nelle condizioni migliori per essere venduti.
Solo le peggiori mareggiate dell'autunno, ormai alle porte, e il rigore dell'inverno riusciranno a fermare la barca che pesca vicino a Rockaville. Tutte le rondini di mare hanno lasciato i loro luoghi di cova e si sono avvicinate al mare, dove i piccoli vanno importunando tutti gli adulti che hanno un pesce nel becco, fino a quando i loro genitori non arrivano col cibo. Può essere un'attesa molto lunga. Sulla pista d'atterraggio dell'elicottero c'è tutta la confusione tipica di una sala delle partenze di un aeroporto. Le giovani rondini di mare domandano a gran voce qualcosa da mangiare. Mentre gli adulti continuano a litigare tra di loro. Le sterne di Dougal si riposano a terra durante la muta delle vecchie piume. Alcune perdono anche i pennacchi della coda prima di affrontare il lungo viaggio verso l'Africa. Sfortunatamente per le rondini di mare del Dougal, sono poche le aree come Rockaville, in Gran Bretagna e in Irlanda, e negli ultimi 20 anni il numero delle coppie è diminuito da 3.500 a 500. Le trappole che abbiamo visto in Africa sono una delle cause di questo declino. Le RSPD ha deciso perciò di istruire Vivian Nuu per la protezione di questi volatili nel Ghana. Vivian è andata nella riserva naturale sull'isola Coquette per osservare le difficoltà che le rondini di mare devono affrontare nelle loro colonie di riproduzione. Uno dei problemi, Vivian, in questo caso, è la presenza di una grande quantità di ortica. Quando la vegetazione diventa così fitta da impedire l'accesso agli uccelli, dobbiamo intervenire. La metodica di intervento consiste nel creare delle aree spoglie tra le ortiche e il risultato è ottimo. Non credo che ci sia un altro parco dove si fa un lavoro come questo. Vivian impara da Ian Armstrong come si gestiscono i luoghi di riproduzione, per evitare che si crei competizione per lo spazio con i gabbiani, per arginare l'azione predatoria dei topi e le molestie dei collezionisti di uova, oltre al modo in cui le colonie di sterne vengono tenute sotto controllo per tutta l'estate, dallo staff dell'RSPB e dai volontari. Ma nonostante queste attenzioni, il numero delle sterne di Dougal continua a scendere. Sull'isola di Coquette ve ne sono ormai solo 20 coppie tra le molte centinaia di sterne comuni, le artiche e quelle di Sandwich. La fine di agosto a Rockaville è stranamente silenziosa. Dopo 4 mesi di residenza qui, le rondini di mare sono volate via, ma non in Africa. Ogni giovane sterna di Dougal vola con uno dei genitori per andare a pescare lungo la costa orientale dell'Irlanda. Ogni tanto si riuniscono sulle scogliere della baia di Dublino e si appollaiano con le sterne comuni e con altri uccelli marini. La giovane sterna di Dougal ha un anello colorato sulla zampa che sta ad indicare che proviene da una colonia del Galles. Alle giovani rondini che hanno circa 10 settimane stanno crescendo le piume delle ali e la lunga coda in vista della migrazione. In visita a Dublino, Vivian parla con un esperto internazionale di protezione degli uccelli, Ian Ebbord. Ci sono circa 200 rondini di mare qui oggi. Le sterne di Dougal, che provengono dalle colonie lungo le coste irlandesi, si sono riunite nella zona della baia di Dublino da circa una settimana. Si ritrovano qui prima di trasferirsi in Africa. Quanto rimarranno qui? Probabilmente un paio di settimane prima di iniziare una migrazione di 8.000 chilometri che li porterà lungo la costa atlantica fino ai loro territori invernali più caldi, in Africa. Durante il loro viaggio di un mese verso il Ghana, i genitori continuano a dar da mangiare ai loro piccoli. Nella sede centrale dell'RSPB a Londra si sta caricando una Land Rover con il materiale didattico per il programma di protezione che si svolgerà in Ghana.
didattica e la pubblicità sono parte integrante del progetto per la salvezza degli uccelli marini, che ha come scopo la protezione degli uccelli migratori che visitano l'Europa e l'Africa occidentale. Una sera, agli inizi di settembre, più di 1000 sterne comuni e sterne di Dogal approdano sulla sabbia della baia di Dublin. Entro domani partiranno tutte. È l'alba sulla costa del Ghana, nell'Africa occidentale, in aereo a sole 8 ore di distanza dall'Inghilterra. Tornata a casa, Vivian inizia il suo lavoro andando a visitare delle scuole ad Accra, la capitale del Ghana. Qualcuno ha mai visto degli uccelli sulla spiaggia? Ah, benissimo. Ora farete qualcosa per me. Vedete questi libricini che vi ho dato? Apriteli alla prima pagina. Vivian sta parlando ai bambini del lungo viaggio delle rondini di mare dalla Gran Bretagna e dall'Irlanda in Ghana, dove molti uccelli cercano riposo nelle lagune quando non pescano. Qui le sterne comuni, quelle di Sandwich e quelle nere che vengono dall'Europa, si uniscono alle sterne reali dell'Africa. Nel moderno porto commerciale di Tema, a qualche chilometro di distanza da Accra, un frangiflutti costruito dagli uomini offre a uno stormo di sterne di Dogal un luogo per appollaiarsi. Queste rondini di mare sono arrivate e si sono unite alle altre all'inizio di ottobre. Gli uccelli sono molto più tranquilli, lontani dalle loro colonie di riproduzione. Ora le sterne di Dogal hanno il becco e le zampe del tutto scure e la fronte bianca. Le rondini di mare si riuniscono tutte lungo la costa del Ghana, dove il mare è ricco di piccoli pesci. I pescatori accettano la presenza di questi uccelli e ne traggono vantaggio. Infatti, nei mesi in cui i branchi di pesci sono a largo nell'oceano, le canoe seguono le rondini di mare per scoprire dove si trovano i pesci migliori.
Per catturare il pesce vicino alla spiaggia, gli abitanti del villaggio usano la senna, una rete per pesca alla deriva. Ci vuole tutta la mattinata per tirare le pesanti reti sulla spiaggia e si batte il ritmo per stabilire l'andatura. Nella rete ci sono sardine e acciughe, che in parte vengono vendute subito, altre vengono prima affumicate dalle donne. Quando le canoe che erano in mare ritornano nel porto di Accra con una pesca abbondante, tutta la comunità che commercia in pesce si riunisce per festeggiare. Alcuni ragazzi raccolgono il pesce che è stato buttato in acqua per poi venderlo, altri giocano con le rondini di mare che seguono le canoe nel porto per mangiare gli avanzi. Questa rondine sembra in trappola, ma per fortuna riesce a mangiare l'esca senza restare imprigionata. Ma gli uccelli non sempre sono così fortunati e le giovani e inesperte rondini di mare spesso si lasciano ingannare. I ragazzi sul molo attirano le rondini di mare facendo finta di lanciare loro del cibo. Per adescare le rondini usano il pesce troppo piccolo per essere venduto. Lo attaccano con un amo ad una lenza di nylon legata intorno a una lattina. Questa sterna sandwich, in un primo momento, lascia cadere l'esca. Ma poi la riprende e inghiotte l'amo. Quando l'amo viene estratto, il becco dell'uccello si rompe. Non riuscirà in nessun modo a sopravvivere. Quando la pesca è buona, solo in questo porto i ragazzi catturano fino a 20 rondini di mare al giorno, comprese le sterne di Dogal, ma nessuno sa quante ne vengono intrappolate lungo tutta la costa. Il compito di Vivian Nu è di insegnare ai ragazzi che non si devono intrappolare le rondini di mare, né per divertimento né per mangiarle. Li si incoraggerà ad andare a scuola tutti i giorni e ad imparare a rispettare gli uccelli marini che migrano sulle loro coste. Amore, amore! Oh! Amore!
Vieni qua. E nemmeno capi. Rispettare creature come questa sterna nera che aveva compiuto un volo di ben 8.000 chilometri per arrivare fin qui dall'Europa. Vivian ha un lavoro scoraggiante davanti a sé, ma con l'aiuto dell'RSPB e del governo del Ghana ci sono buone speranze che il programma educativo riesca ad avere successo. E speriamo che gli uccelli continuino ancora a volare dalle coste dell'Europa a quelle dell'Africa occidentale. Yala, yala.